a tutti amici rossoneri e non bentornati sul canale di Briga il Milanista. Allora ragazzi, pagellone del Briga oggi, pagellone del Briga. Ma prima di tutto volevo salutare gli amici Alessandro Di Toma e Daniele Sciacqua. Vi saluto ragazzi, sono già 2-3 giorni che vi volevo salutare. Finalmente mi sono ricordato, ho detto lo dico subito. C'è se non me ne scordo carret. Come al solito, vi saluto e vi abbraccio ragazzi. Allora ragazzi, passiamo subito al pagellone. Allora, lui, l'unico, inimitabile, Gigio Donnarumma. Guagné, l'uomo che sfidò le leggi della fisica. Pallone, casa wandere, dove l'uomo non è mai riuscito ad arrivare. Guagné, cose proprio che non sanno mai visto in suo pallone. Palloni che probabilmente sarebbero andati fuori dalla porta, che a Wanda lo stesso, da te fuori la porta. Se non fosse arrivato su quel pallone, al 90% la palla avrebbe preso il palo o sarebbe addirittura uscita fuori. L'aveva Wanda detto lo stesso. Lo dissi ieri, ce la porti a 9 metri, arrivava lo stesso. Parate una dietro l'altra. Quando desce 93, ma tata in gap. Per Gigio Donnarumma 8, madonna. Andiamo avanti, Andrea Conti 5 e mezzo. Non mi sei piaciuto soprattutto in fase di impostazione, in uscita hai sbagliato qualche tocco di troppo, quindi ti do un 5 e mezzo. Niente di che alla prestazione di ieri. Andiamo avanti, lui, Theo Hernandez, dinamite Theo Hernandez, il nostro guerriero spartano, il nostro freccia rossa, e chi più ne ha più ne metta. Guagné, i paragoni si sprecano, ma questo è veramente un giocatore devastante. E la cosa più impressionante, sapete qual è? Che ieri, in una delle partite meno brillanti, perché ieri la prestazione, diciamo, generale di Theo Hernandez era, diciamo, una delle meno positive, nonostante tutto ha dato una palla a gol a Ibrahimovic, a Deschne, ve assegni che clamorosamente Zlatan ha sbagliato, e poi ha fatto quell'azione infine, diciamo alla fine della gara, dove si è portato avanti tutta una squadra, si è portato dritto tutta una squadra e ha fatto un tiro a Vamonet, una canessa, una castagna che la porta. È notizia di oggi che a Brescia la stanno sostituendo, stanno provvedendo a sostituire la porta perché la smondet completamente a Poghietto, la traversa, farvete a Minzcan. Madonna santa, devastante, madonna mai. Theo Hernandez 7, nonostante la prestazione di 7, e nana boxa panu, non si scriva nulla, nana boxa panu. Andiamo avanti. Simon Kier 5 e mezzo, ieri subito ammonito, ovviamente è stato condizionato per tutta la partita, quindi non è stato, diciamo, un granché il suo impatto della partita, quindi diciamo un 5 e mezzo per Kier. È quello che ha sofferto di più della coppia centrale, che invece ha visto Romagnoli prendere un bel 6 e mezzo, perché ogni volta che la palla arrivava in area di qua di là, Romagnoli la prende di testa, quindi un 6 e mezzo per Romagnoli sicuramente se lo merita. Andiamo avanti, sempre presente, eccetera eccetera. Andiamo avanti, Bennacer 6 e mezzo, il nostro direttore d'orchestra, il nostro burattinaio, colui che muove i fili, colui che dirige tutta la squadra, come al solito sempre presente, sempre bello, veloce, passaggi diretti, passaggi veramente, come si, giocatore veramente importante. Ammonito, salterà la prossima partita. Io non riesco a capire come sia possibile che questo qui ha fatto già 8 ammonizioni, è arrivato a 8 ammonizioni, e l'anno scorso con l'Empoli, che è una squadra che ovviamente lotta per salvarsi, quindi avrebbe dovuto avere più bisogno di falli eccetera eccetera, ha raggiunto questi 8 ammonizioni in tutta la stagione, 7 se non sbaglio, addirittura erano 7 se non ricordo male. Quest'anno alla 21esima giornata, alla fine praticamente del girone d'andata, Kuskrasena ha fatto 8 ammonizioni, viene sempre ammonito, sempre ammonito. Basta con queste cazzo di ammonizioni a Bennacer, come sto a fasto di Davis. Andiamo avanti. Che sì, Frank, che sì, ti do un 5 e mezzo. Allora, facciamo una cosa, Frank. Te oggetti nella pit torcheut, frit me. Poi stai a crescere pure le capid, fino a do, le capid, dai, fino a do, non all'occhio.
Teo Gelo Nanzi Bunkolo Pit, mo non vet mang no, da come la tappasse la pallu, guanna. Ma di che fanno spuntati? Ma io non so, cioè lo, altro lo fa rasetka per da catina a capo da tanto. Mo castori ne picca più megari, capi? Mo arrivano in anza lo pita, arrivano in anza all'occhio. E accomodasci qui, mo c'è stai un'altra picca, da andrò qui. Sopo lo capi. Mamma mai. Andiamo avanti, Çalhanoğlu, 5. Il peggiore in campo, come al solito. Primo tempo, completamente nullo, sempre con questi ritmi molto ma molto bassi, i soliti passaggi scontati, eccetera. Ie Usapav, che dovevamo giocare fino a quando saresti rimasto in campo, praticamente con un uomo in meno, perché non sei mai incisivo, non è quello il modo di interpretare il ruolo, soprattutto adesso che sta giocando da esterno. La Mandaresca tu lo interpreti in maniera diversa, stai a feo esterno di 4-4-2. Feo esterno 4-4-2, camen, scap, denamen, feco che caso. Non te rimbord facis, come al solito fuori. Quindi, si usolt Ritz vacant. Andiamo avanti. Castiglieco, 6,5 per lui. Primo tempo così così ieri, ma tutta la squadra il primo tempo è stata, diciamo, molto negativa. Poi abbiamo visto il solito moto perpetuo, i soliti, la solita velocità, la solita presenza, dai fastidio sempre in fase difensiva, quindi quella è una cosa veramente da apprezzare. Il solito Castiglieco, 6,5, peccato per il gol annullato, perché veramente ci voleva il gol di ieri di Castiglieco per coronare tutte queste giornate in cui stai facendo davvero la differenza. Andiamo avanti, Leao 5,5. Anche qui meno ispirato del solito, pochi palloni giocati, ti voglio un pochino più cattivo, ti voglio un pochino più alla Zlatan, diciamo, parliamoci in questa maniera qua, perché ti vedo che dopo due o tre palle magari giocate un po' così così ti vai perdendo, invece abbiamo bisogno della tua forza fisica, del tuo atletismo, Mainwanyan, Kasimukava, Datdafe. Allora, Zlatan Ibrahimovic, ieri purtroppo ti devo dare un 5,5, ragazzi. Il primo mezzo voto negativo della stagione di Zlatan, perché nonostante tutto il lavoraccio che sta facendo, nonostante tutto quello che sta dando alla squadra, perché è ormai sotto gli occhi di tutti il lavoro che lui fa per la squadra, si mette a disposizione della squadra, c'è da dire che ieri quel gol sbagliato è veramente grave. È vero che la palla gli è rimasta un pochino dietro, ma ovviamente Zlatan di là fa gol anche ad occhi chiusi, quindi ieri è stato chiaramente un gol sbagliato, troppo importante per avere un voto positivo, caro Zlatan. Andiamo avanti, quelli subentrati dalla panchina, Krunic un senza voto per lui, e poi c'è lui, Ante Rebic, devastante, impattante, debordante, abbagliante, certo, ma adesso che io guagnè cos stia a omas stia a palla stia a fir u fir sabat quando è caldo, il ferro si batte quando è caldo, quindi adesso che è caldo guadamet cacudie nutori arrabbiet, mettilo in campo tutto cib, se questo qua non lo metti vai a perdere tutta la, diciamo, tutto questo entusiasmo che il ragazzo c'ha, non me lo deprimere in panchina, mettimelo in campo, non mi si faccia una rabbia, papà, cioè. Poi ragazzi, questi sono gli unici due che sono entrati ieri, però ragazzi devo dare il voto al migliore in campo. Il migliore in campo di ieri è stato lui, meglio ancora di Donnarumma, Suso, ti do un 9. Suso, ti do un 9. Abbiamo trovato la posizione giusta per te. Assessin Bangin, amque. Da quando ti sei seduto in panchina, mi ho fatto 4 vittorie consecutive. Nand si alzan che ho stato ciuccio. Stata sei, sa cioppanetta da sé. Mamma mia, abbiamo trovato la posizione per farlo rendere al meglio. Per farlo essere decisivo. Sei diventato decisivo. Assess in Bangin, 9 per te Suso, stata cioponet, va vangu. Pioli, ti do un 6, meno per quel discorso lì che ti dicevo prima, e cioè che quando un giocatore sta bello a ferro e fuoco, lo devi mettere in campo, così come stai facendo con Castiglieco.
anche lì devi andare avanti con Rebic. Nand si approssendan che stu c'è la noglu, che non è nudo, non guagli nudo. Io c'è la pezzo, tu cresci, non è nudo. Non è carne, né pesce, c'hai ti? Tu so di Nuriz vaca. Quindi voglio questo qua, questo discorso qua deve finire. Oh, e basta, e che cazzo. Allora ragazzi, questo è tutto. Questo era il pagellone di oggi. Io vi saluto e vi ringrazio. Un giorno di questi, non so ancora precisamente quando, perché io purtroppo tra impegni a lavoro, impegni di famiglia, eccetera, eccetera, non è mai facile trovare un'oretta e mezza per fare una live con cui, diciamo, perché voglio veramente stare con voi a parlare, a chattare, mi fate le domande, io vi rispondo in diretta, però appena sarò sicuro di un orario, di una data, ve lo scriverò così. Vi voglio in tanti. Beh, ragazzi, vi abbraccio, forza, lotta e vincerai, non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.